Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Buon martedì 11 luglio a tutti voi. Sfido la calura veramente devastante della mia stanza per portarvi, come sempre, il video odierno. Allora, due comunicazioni di servizio. Domani dovrebbe arrivare il famoso pacco che sto aspettando, quindi per domani vi preannuncio, stay tuned, due video: la mattina unboxing, la sera andiamo con il recap, come oggi, del giorno 3 al J Medical dei giocatori della Juve, perché sono attesi altri giocatori per domani a fare le visite, ve ne parlo dopo. E poi, ragazzi, e poi chiaramente seguirò per voi la tournée americana, dato che sono a casa, come sapete, per i motivi che sapete. Non mi spaventano i tre orari: 4:30, 4:30, 1:30, ora italiana delle tre partite della Juve negli States. Quindi la mattina dei giorni nei quali giocherà la Juventus, la mattina successiva troverete sul canale i video post gara. Ovviamente non posso fare le live perché suppongo che starete dormendo per quegli orari. Giustamente, giustamente. Detto ciò, siccome dobbiamo parlare di tante cose in questo video, parto subito a bombazza, subito. Partiamo con Giraudo e con Agnelli. Allora, ragazzi, Giraudo, Calciopoli 2006, ha ottenuto dal TAR del Lazio l'accoglimento della domanda da sottoporre alla Corte di Giustizia Europea circa la questione di disparità di trattamento da parte del monopolio della giustizia sportiva italiana nei confronti della effettività della giustizia garantita dal diritto comunitario. Dice che vuol dire questo proprio, diciamo, giuridichese, se esiste la parola a stretto, sarebbe, è un, in buona sostanza, è un risarcimento chiesto da Giraudo, ovviamente allo Stato italiano di diritto, per aver subito gravi danni da parte di una branchia della giustizia sportiva italiana che non si confà ai principi del diritto europeo. A questa richiesta, che è stata accettata dal TAR del Lazio, si va a collegare a stretto giro la richiesta di Agnelli. Agnelli aveva chiesto in prima istanza la sospensiva dei 4 mesi di inibizione, ma i suoi avvocati si sono accordati con quelli di Federcalcio e CONI per andare direttamente a una rapida discussione nel merito della vicenda e in particolare per arrivare a una valutazione circa la compatibilità dell'ordinamento di giustizia sportiva italiana con la normativa UE, il vero nodo cruciale della questione. Rimaniamo sintonizzati su questo discorso perché ne potremo vedere delle belle, ragazzi. Attenzione, attenzione. E poi passiamo al disagio anti-Juve un attimino. Le parole di De Laurentiis e di De Luca a questa festa del Napoli, che non so di chi era, sinceramente, se era la presentazione della nuova maglia, non lo so. Sta di fatto che festa del Napoli, di che cosa hanno parlato? Della Juve, della Juve. Allora, le parole di De Laurentiis, di De Laurentiis su Giuntoli, ragazzi: avessi saputo che era juventino, me ne sarei liberato prima. E poi, altra battuta che ha fatto, ADL, finalmente una dipendente che non tifa Juve. Sono gli ultimi deliri di
di onnipotenza di un omuncolo che non sapeva perdere e ora abbiamo la certezza che non sa neanche vincere. Non è il primo, questi qui, questi deliri di onnipotenza, come io li sto chiamando da tempo, non sono i primi, ce ne sono stati altri. Lo scudetto in buona sostanza gli ha dato alla testa. Purtroppo gente che non sa perdere, ricorderete il Napoli che non partecipa, ecco, alla premiazione, no? Nella Supercoppa italiana, ecco, non sanno manco vincere, non sanno manco vincere, unitamente le parole di De Luca, è emblematico che alla festa del Napoli parlano della Juve, De Luca addirittura ha tirato fuori quello Juventus-Napoli posticipato a più riprese. No, perché c'era il Covid, ecco, è tutta una cartina di tornasole che vi fa capire come li abbiamo ridotti nei 10 anni di vittorie, perché fino a prova contraria, con Pirlo abbiamo vinto due trofei. Supercoppa italiana, tra l'altro, proprio contro il Napoli, proprio contro il Napoli. Quindi io spero che andrete avanti. Perché più voi parlate della Juve, più voi vomitate astio sulla Juve, più voi vomitate odio sulla Juve, più voi vomitate veleno sulla Juve, più io godo. Più io godo perché capisco come vi abbiamo ridotti in quei famosi 10 anni e quanto siete ossessionati dalla Juve. Quindi andate avanti, De Laurentiis, vai avanti, de più, ne voglio de più. Ragazzi, veniamo alle cose nostre, veniamo alle cose nostre. Oggi, giorno 2 di visite mediche al J Medical. Oggi è stata la volta di Gatti, Locatelli, Alessandro. Intanto sto mandando le foto in grafica. E poi Moise Kean, Rugani, Sersanti, Mancini, Cerri e Barbieri. Oggi hanno fatto le visite mediche più Pogba, Fagioli e Caio George. Per quanto riguarda poi Pogba, il recupero di Pogba procede bene. Probabile il lavoro differenziato alla ripresa degli allenamenti, si valuterà la convocazione o meno nella tournée americana. Stesso discorso per Fagioli, che in questa fase deve evitare i contrasti per l'infortunio, ragazzi, alla spalla. La differenza è che Fagioli è incedibile, Pogba no. Sembra che ci sia stato il rilancio da parte del mondo arabo, offerta Monster, rilancio Monster, 3 anni di contratto, 150 milioni. Una roba, ragazzi, che definirla veramente surreale, inumana, immorale, metteteci voi tutti gli aggettivi che volete, però sembra che Pogba continui a rifiutare, voglia ripagare a tutti i costi la Juventus. Ragazzi, vedremo, vedremo. Domani al J Medical, ragazzi, per chi di voi sarà in loco a sfidare i 50 gradi, tra l'altro sul piccola proprio postilla, ci sono stati i primi sbrocchi su Twitter per la prima sgambata che ha fatto la Juve con 50 gradi stamattina la Continassa. Vabbè, Allegri out, insulti e quant'altro, ragazzi, io. Prima sgambata della stagione 50 gradi stamattina. Io veramente non devo aggiungere altro. Allora, domani attesi al J Medical, se siete lì, continuiamo a vedere dei big. Danilo, Szczęsny, Milik, Kostic, De Winter, Zaccaria, Piazza, Pellegrini, Artur. C'è chi si lamenta dell'immobilismo del mercato della Juve. Abbiamo ancora a contratto Zaccaria, Piazza, Pellegrini, Artur. Finché la Juve non smucchia, finché
finché la Juve non porta introiti in un mercato sostenibile, se vendi, acquisti, se liberi gli ingaggi, ingaggi, se non capiamo questo, ragazzi, ci possiamo dannare quanto vogliamo sui social. Il mercato della Juve in questa stagione è questo: lasciamo lavorare Giuntoli, lasciamo lavorare Giuntoli. Sono convinto che sa che cosa deve fare, ragazzi. Ripeto, Zaccaria, Piazza, Pellegrini, Artur all'11 luglio sono ancora giocatori della Juve. Anche qui non devo aggiungere altro. E poi chiudo il video, ragazzi, dicendovi che in questi giorni ci dovrebbe essere un nuovo contatto tra Juve e West Ham per Zaccaria. Vedremo, rimaniamo in attesa. E poi da Instagram, dopo Staskova e Valentina Cernoia al Milan, vi metto la foto in grafica. Sophie Jung Pedersen ha scelto l'Inter, ragazzi, ha scelto l'Inter. Allora, non portiamo i campanilismi del calcio maschile nel calcio femminile. Cara Sophie, in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Ci sta, io spero che sia brava, questo è importante, Sara Björk Gunnarsdottir a raccogliere l'eredità di Sophie Pedersen davanti alla difesa, perché anche in questa stagione, quando c'era Sophie e quando non c'era Sophie, la differenza si vedeva, si notava, ragazzi. Quindi questo è quello importante. Daje Sara Gunnarsdottir. Vuoi salutare? Aspetta, fammi levare la gamba, se no facciamo ciao come ieri. Eccolo qua, il mitico Dadin. Allora, ragazzi, è tutto. Aia, per questo video, aia, ai prossimi appuntamenti e come sempre, fino alla fine, vamos Juve, vamos Juventus Women. Se non ci saranno novità, a domani, mercoledì, sul canale del vostro Postman. Doppio video, domani unboxing ufficiale, clamoroso, definitivo. Ciao a tutti!